ci inorridiamo rispetto ai 30.000 euro dati o da dare a chi ci fa attività di collaborazione per l'ufficio stampa. Se c'era anche prima questo atteggiamento così rigoroso, così sobrio, io dico, ma come ci siamo arrivati a 24 milioni di euro di debiti? Allora è chiaramente un gioco delle parti abbastanza strumentale, perché poi alla fine si accusa l'altro di quello che si faceva prima, si dice vabbè, l'amministrazione alla fine ha tutto l'interesse a gestire un bilancio, arrivare in consiglio comunale alla fine della campagna quando è tutto già speso, lasciando alludere che in passato, quando effettivamente ci è capitato anche di approvare dei bilanci preventivi a novembre, era questa la strategia. Io ho spiegato il motivo per cui siamo arrivati a settembre, non è mai capitato che fossimo arrivati così tardi, perché c'era un problema importante che era come ripianare un disavanzo che a un certo punto la legge ha detto lo devi ripianare nello stesso anno. È valso per il Comune di Napoli, è valso per tantissimi altri enti locali che hanno approvato in ritardo il bilancio come noi. Non c'era una strategia, ma la difficoltà di capire in che modo corrispondere a questa previsione della legge. Tra l'altro il consigliere Mulo riconosce che su questo bilancio 2021 non c'è molto da dire, ha esordito, perché effettivamente è così. Nonostante siamo arrivati in ritardo, alla fine ci siamo mantenuti rispetto agli impegni dell'anno precedente e sempre in maniera molto sobria, così come è nostro comune, così come è nostro abitudine gestire i soldi del comune e dei procitani, in maniera molto sobria abbiamo impostato anche il bilancio nell'anno 2021. E tutte le economie che si faranno, i maggiori incassi, che pure giustamente suggeriva il Presidente del Consiglio Comunale, si potranno avere anche grazie alla tassa di sbarco, purtroppo questo bilancio approvato a settembre senza tanti fronzoli e senza effetti speciali o fuochi d'artificio dimostra che anche quelle economie dovranno servire ancora a ripianare quei milioni di euro di debiti fatti negli anni e nei decenni precedenti da chi oggi mi dice come potrei io mai approvare il bilancio consuntivo. E allora dico, queste persone che stanno oggi qui, come potrebbero mai approvare un bilancio che non gli dà soddisfazione, che nonostante i risultati del loro lavoro si vedano, perché vengono migliaia e decine di migliaia e centinaia di migliaia di persone a contribuire con i 3 euro per il bilancio del comune, nonostante questo si vedono privati della possibilità di offrire un servizio in più? Perché? Perché dobbiamo ripianare i 24 milioni di euro di debiti che hanno fatto i nostri predecessori, che oggi sono così sobri e attenti al centesimo e ci fanno la lezione su come si deve spendere la 1.000 euro o la 5.000 euro.